Stamattina ovviamente anche questo era un atto che io considero atto dovuto, perché nel momento in cui viene sequestrata l'ultima abitazione delle donne scomparse è normale pure che ci facciano delle indagini sopra. Con l'avvocato Mario Rosati lo sapevamo, ce lo aspettavamo e siamo pienamente collaborativi da tutti i punti di vista, anche perché nel primo momento, già nel primo giorno, il secondo giorno della scomparsa della signora e della figlia, il signor Esposito, insieme all'avvocato Rosati, hanno posto a disposizione l'abitazione dei carabinieri di Gradoli, quindi insomma, non, siamo estremamente tranquilli sull'esito delle indagini, perché insomma, siamo perfettamente consapevoli che era un atto che la Procura avrebbe dovuto fare e l'ha fatto, e diciamo così può portare più acqua al nostro mulino che non a quello di una tesi accusatoria da questo punto di vista, anche perché siamo in mano a un magistrato che ritengo capace, che ritengo, già l'ho Con detto, che è una brava esperienza. persona, esperto, e quindi insomma valuterà tutte le ipotesi, anche quelle ovviamente assolutorie, che di questo sono estremamente sicuri, siamo estremamente sicuri. Adesso i RIS stanno lavorando dentro Sì. alla ricerca di prove accusatorie o probatorie a Stanno favore facendo dell'ultimo indagato. le solite analisi che stanno facendo le solite analisi che i RIS fanno. Le fanno perché ovviamente sono stati invitati a farlo e fanno bene a farle, anche se sull'esito delle stesse analisi non abbiamo alcun timore. Lo ribadisco, stanno facendo, c'è il nucleo, credo che sia il nucleo biologico dei RIS che sta verificando, ma è ovvio che dentro un'abitazione dove persone hanno trovato certo di elementi organici se ne trovano più di uno, ma quello che stanno cercando è un qualche cosa di grosso, qualche cosa sul quale poter lavorare. Credo che Pensa che si non... sposteranno anche all'altra Questo abitazione non lo dopo il so, sequestro? perché credo che il lavoro qui sia lungo e tormentoso, nel senso che cioè, ne hanno ben d'onde, perché la villetta è abbastanza grande, quindi devono fare tutte le analisi stanza per stanza, il cui esito, ribadisco. Ora stiamo valutando pure di effettuare delle indagini difensive insieme all'avvocato Mario Rosati, che per cercare di individuare anche noi dei punti di indagine relativi alla scomparsa di queste due signore, alle Ma questa amicizie fantomatica telefonata c'è stata, che... non Ma c'è su que stata, questa, cioè questa perché tutto sono si dei... basa adesso su quello. In buona sostanza, Esposito non ha ricevuto nessuna telefonata, io di questo sono sicuro. Per quanto concerne le altre, Hanno perso col beneficio dell'inganno. in questo momento qualsiasi persona, con questa pressione mediatica che c'è, qualsiasi persona ovviamente crede, anche in buona fede direi, di poter dare una mano alle indagini o comunque involontariamente, inconsciamente anche complicarle. Questo è quanto. Grazie. Beh, qui ci vuole.